Sindaco, a qualche giorno, a qualche ora anzi dalla visita del Santo Padre, Matino risponde in questo modo fantastico anche come ritualità. Devo dire che ha sempre risposto in questo modo Matino, grazie alla fede che c'è nei confronti di San Giorgio, ma grazie anche a chi si prodiga da tanti anni, e qui abbiamo proprio accanto a me c'è Venceslao Marzano, che è il presidente del comitato e che da anni si prodiga insieme ai suoi infaticabili amici a portare avanti una festa sempre più grandiosa, e di questo ne siamo veramente grati. Per me è il primo anno, però lui lo fa da tantissimo tempo e lo fa in maniera veramente encomiabile, quindi lo ringrazio a nome dell'intera città. 24, poi il 25 mattina abbiamo pure il raduno automobilistico con auto e moto d'epoca. Cerchiamo di accontentare la cittadinanza, di fare una festa come meritano tutti i nostri cittadini matinesi. Il signor Sindaco lo sa, noi cerchiamo di accontentare i gusti partendo dai bambini. Infatti quest'anno abbiamo organizzato il Borgo San Giorgio con tutti gli artisti di strada per tutti i bambini, anche i grandi, compreso me. Diciamo, mi piacciono, mi piace l'arte che fanno questi artisti di strada, che è un qualcosa di unico, ecco. E poi tutti i gusti, come anche per quanto riguarda la scelta della cantante e la scelta del Bar Italia per i giovani, cerchiamo di continuare a fare una festa per la famiglia. Ecco. Vince sempre San Giorgio, e veramente c'è una fede che va al di là di... perché voglio dire, adesso molto spesso si parla, insomma, si parla poco di santi, però la testimonianza di San Giorgio è portata nel cuore di ognuno di noi. E non vi dico dall'estero quante persone vengono proprio in questi giorni per festeggiare il santo e per chiaramente rivisitare Matino. Non so, forse vi ho visti durante la processione, non so quanti anziani, magari in sofferenti, hanno aspettato il passaggio del santo. Quella è la migliore riprova di quello che ho appena detto. Tutte le realtà della nostra cittadina. Abbiamo un centro storico che, almeno per me, Matinese Docco, è il migliore, il più bello che abbiamo nel Salento, in Puglia e forse fuori dalla Puglia. E cerchiamo di valorizzare, ecco il discorso che facevo prima, il Borgo San Giorgio, per valorizzare il centro storico, che è un qualcosa di unico veramente. Sì, e dobbiamo sempre ringraziare la ditta De Cagna e Fratelli di Maglia per quello che hanno fatto e per il progetto che hanno fatto anche quest'anno. Il progetto si chiama Il Coraggio, è una bellissima struttura con altezza di 22 metri e 50. Quindi anche quest'anno ci siamo impegnati per dare alla nostra Matino una festa degna, toccando tutti i tasti, accontentando grandi e piccoli. Adesso c'è pure Borgo San Giorgio, quest'anno un'altra novità, ed è pieno di ragazzi che assistono alle performance dei vari artisti di strada. C'è veramente questo profondo legame, è un legame tra la vita di San Giorgio e l'invito che Papa Francesco rivolge a noi. La santità non deve essere pensata come qualcosa di raggiungibile, come una condizione di vita che non riguarda noi figli di Dio battezzati, ma vivere secondo il progetto di Dio, perché il Signore ci chiama a vivere secondo i doni che abbiamo ricevuto, significa vivere nella pienezza della fede che abbiamo ricevuto. Allora la santità deve tornare ad essere di casa.
La santità deve tornare ad essere un po' il nostro essere fratelli tra di noi, e quei gesti umani, ma veramente umani, ordinari, feriali, quotidiani, devono avere la profondità dello sguardo di Dio, devono avere proprio questa forza, come d'altra parte l'eredità che ci ha lasciato Don Tonino, il quale amava proprio col suo linguaggio poetico ma forte, efficace, radicare il Vangelo nella vita.